Siamo in compagnia di Gianclaudio Torlizzi, T-Commodity. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Senta, Buon pomeriggio, grazie dell'invito. le volevo chiedere una domanda prima per quanto concerne le banche centrali. Secondo lei, le banche centrali hanno sottovalutato il rialzo, sia del petrolio ma anche il resto delle materie prime perché naturalmente causano di conseguenza inflazione perché i servizi costano di più, la produzione costa di più e così via? Ma io credo personalmente che alle banche centrali in generale rialzo dei prezzi delle materie prime sia in realtà una dinamica assolutamente apprezzata perché facilita il loro tentativo di reflazionare il sistema economico. Sappiamo che anni e anni di quantitative easing intrapresi dalle banche centrali negli ultimi 10 anni fondamentalmente non sono stati in grado di produrre un sensibile stabilizzazione dei prezzi, i quali fondamentalmente fino allo scorso anno hanno continuato a mostrare dei segnali deflazionistici e quindi il fatto che invece adesso il mercato inizia a scontare sui prezzi delle obbligazioni una stabilizzazione verso l'alto dell'inflazione, degli indici dei prezzi al consumo, questo secondo me in realtà è benvenuto agli occhi dei banchieri centrali. Ovviamente, poi, come tutti i fenomeni, quando scappa sfugge di mano, questo può provocare degli effetti collaterali. Ed è il caso degli ultimi 4-5 mesi in cui il prezzo generale delle materie prime e in particolare poi dei metalli, fondamentalmente di acciaio e dei metalli e plastiche, ha registrato dei picchi veramente importanti perché su alcune tipologie di plastiche, come ad esempio il butadiene, che è un ingrediente fondamentale per la produzione di gomme sintetiche, quindi largamente utilizzato in quasi tutte le filiere manifatturiere, ha registrato rialzi addirittura del 700% rispetto al secondo trimestre dello scorso anno. Gli acciai e il rame hanno prodotto rincari di oltre il 100%, 120% per il rame, 120% per quello che riguarda gli acciai. Quindi è chiaro che siamo arrivati a una situazione in cui effettivamente rischia di sfuggire di mano, anche perché poi in realtà quello che preoccupa realmente le aziende, al di là poi del prezzo, è la scarsità dell'offerta che, non, però, va detto, non riesce a stare al passo con i consumi. Cioè, qui c'è un grande, anche diciamo così, come dire, non è chiaro il concetto per alcuni osservatori. Cioè, il problema oggi delle aziende è che il portafoglio ordini, generalmente, per un'impresa manifatturiera media, è molto è cospicuo sostanzialmente, quindi non c'è un problema di ordini, c'è un problema di reperibilità della materia prima perché la filiera produttiva si è ritrovata completamente disorientata a fronte del boom dei consumi che si è registrato in America fondamentalmente e in Asia. Questo è il punto cruciale. Poi sul discorso, come dire, rischio inflazionistico, io, diciamo così, sono ancora nel campo della transitorietà. Non credo, al fatto che l'inflazione possa, sfuggire di mano nella misura in cui i salari rimarranno contenuti, perché qui dobbiamo sempre fare anche chiarezza, cioè cos'è che influenza gli indici dei prezzi al consumo, cioè l'inflazione? Le materie prime in un'economia sviluppata come quella statunitense, ma anche come quella europea, ha un cosiddetto pass-through, cioè ha un'incidenza poi sull'indice dei prezzi al consumo tra il 15 e il 20%. E poi c'è tutto il resto del paniere di cui è composto gli indici inflazionistici che continuano invece a mostrare delle pressioni deflazionistiche. Quindi i salari al momento sono rimasti al palo, non hanno registrato grandi incrementi. Negli Stati Uniti effettivamente lo shortage in alcune fasce di lavoratori si sta traducendo in un assestamento verso l'alto dei salari. Ma prima di come dire, proiettare degli scenari stile fine anni 70, insomma, la strada è ancora lunga, per cui secondo me si sta creando anche un po' di eccessivo allarmismo.
Ecco, questo punto era piuttosto importante, soprattutto il punto sulla carenza proprio fisica legata al boom dei consumi. Intanto le volevo chiedere a che cosa è legato il calo del petrolio che abbiamo notato nelle ultime 48 ore, perché invece bisogna sottolineare che anche il petrolio, che non fa parte dei metalli preziosi naturalmente, però abbiamo visto un rialzo piuttosto significativo, poi soprattutto se consideriamo che i prezzi dei futures sono scesi sotto lo zero. Esatto. Allora, ovviamente anche il petrolio rientra in questo ciclo reflazionistico che premierà nei prossimi anni tutto il comparto delle materie prime, quindi questo riguarda ovviamente anche il petrolio. Il petrolio, diciamo così, ha comunque, come giustamente lei evidenziava, ha comunque prodotto un rimbalzo importante, se non erro del 70% rispetto al picco minimo toccato nell'aprile del 2020, quando addirittura il contratto, il WTI, era arrivato a meno 40 dollari, e però non ha ancora prodotto quelle performance che hanno prodotto alcuni metalli industriali o alcuni polimeri, semplicemente per il fatto che manca all'appello il grande driver di consumo che è dato dal trasporto aereo. Quindi nel momento in cui la campagna di vaccinazione sarà arrivata a un punto, o anche l'immunità di gregge sarà arrivata a un punto che consentirà un ritorno alla vita, a un contesto di normalità, a quel punto io mi attendo una fiammata rialzista ulteriore anche per quello che riguarda il petrolio. Il motivo per cui oggi i prezzi stiano stornando è legato a due fenomeni. Al primo, alle prospettive di un accordo sul nucleare tra Iran e Stati Uniti, e due, a un fenomeno più generale che da due giorni sta colpendo tutto il comparto delle materie prime, che appunto sta registrando un raffreddamento, anche se non ancora consistente, ma sta cominciando a mostrare un raffreddamento, ed è dato dalla preoccupazione crescente da parte del governo cinese sul rincaro dei prezzi, una preoccupazione che è stata indirettamente anche, come dire, può essere legata anche al giro di vite che il governo cinese sta conducendo nei confronti dei Bitcoin. Perché questo? Perché sembrerebbero due asset molto slegati, Bitcoin e materie prime. In realtà hanno un legame intrinseco legato al fatto di essere entrambi due liquidity asset, cioè degli asset che vengono influenzati anche dalla percezione che ha il mercato sulla liquidità generata dalle banche centrali. Quindi è chiaro che quando una banca centrale importante come la Cina, come quella cinese, inizia ad accennare a una stretta su una materia prima, molto, su un asset molto speculativo, molto liquido come le Bitcoin, questo impatta generalmente sul rischio tra i player finanziari, e quindi va a impattare anche sulle materie prime. Secondo punto importante, l'accenno, se ben velato, a un taper appunto ventilato ieri dai verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve, in cui per la prima volta si inizia a pensare a una riduzione della politica monetaria. Sono tutti dei segnali che nel concreto non vogliono dire molto, ma in un mercato molto nervoso, in un mercato tendenzialmente instabile, bastano questi due accenni per unire i puntini e ipotizzare un contesto di liquidità un leggermente meno favorevole rispetto a quello preventivato. E quindi questo serve da pretesto, perché non è una ragione di carattere fondamentale, ma è un pretesto che serve al mercato per in qualche maniera decongestionare gli eccessi che comunque sono stati creati nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, e produrre una salutare correzione. Ma io ritengo che comunque siamo sempre all'interno dei cali che sono validi poi per ripristinare posizioni al rialzo. Non penso affatto che né per i Bitcoin né per le materie prime possiamo parlare di una potenziale inversione di tendenza. Il ciclo, a mio avviso, rimarrà tendenzialmente rialzista almeno per i prossimi 3 anni.
Ecco, anche questo punto è abbastanza importante, soprattutto per quanto riguarda il Bitcoin, che rimane un asset estremamente volatile, altrettanto speculativo, e tantissime persone, c'era la discussione naturalmente se si va verso i 20.000 punti o si torna sopra i 64.000 dollari. Quindi secondo lei si va al rialzo piuttosto che al ribasso? Assolutamente sì, qualsiasi tipo di correzione verrà presa, a mio avviso, dal mercato come un'opportunità per aprire nuove posizioni rialziste. Noi comunque siamo davanti a uno scenario in cui generalmente i governi saranno costretti a far ricorso a continui acquisti da parte delle banche centrali di riferimento per finanziare la spesa pubblica, che è destinata comunque a salire, perché anche quando ritorneremo a una vita di normalità, i danni che il Covid ha prodotto sul mercato del lavoro rimarranno, secondo me, strutturali. Le aziende chiederanno sempre più personale specializzato, perché il grande faro che guiderà le imprese, anche manifatturiere, nei prossimi anni è quello di far leva sulla produttività, perché abbiamo adesso uno squeeze sui margini che sarà legato appunto alle materie prime, che imporrà alle aziende di lavorare molto sulla produttività, e quindi questo vuol dire richiesta di lavoratori sempre più, come dire, dotati di skill, e quindi ovviamente per contro questo produrrà nuove sacche di disoccupazione. Quindi i governi saranno costretti fondamentalmente a varare continui sussidi a tempo indeterminato per una crescente fascia di popolazioni, e questo imporrà alle banche centrali di rimanere sostanzialmente espansive. Questo contesto ovviamente è un contesto in cui il valore intrinseco delle valute tenderà progressivamente, non in maniera forte, ma progressivamente a ridursi, e quindi tutti quegli asset caratterizzati invece da una tensione sul lato dell'offerta, agli occhi degli investitori acquisteranno valore, e quindi materie prime e Bitcoin in questo saranno, secondo me, i place to be anche per i prossimi anni. Ecco, tra l'altro il Bitcoin era, era pensato addirittura negli ultimi mesi, negli ultimi trimestri, come un asset simile all'oro, e cioè come un hedge anche nei confronti dell'inflazione. Intanto le chiedo se secondo lei, tenendo in conto i livelli attuali dell'oro a 1878 dollari all'oncia, proprio in questo istante in rialzo di mezzo punto percentuale, l'oro è tornato con il principale ruolo che ha sempre avuto, e cioè essere un hedge? Allora, qui le scuole di pensiero sono due. C'è chi ritiene l'oro come un bene rifugio e c'è chi invece lo ritiene un asset di liquidità. Io personalmente lo ritengo un asset di liquidità, in quanto se noi andiamo a confrontare l'andamento dell'oro con l'andamento del rame, per intenderci, nel lungo termine seguono delle dinamiche speculari. Quindi questo significa che fondamentalmente l'oro viene considerato dagli investitori, al netto poi dei movimenti a 6 a 12 mesi che possono generare delle difformità tra i due metalli. Negli ultimi 12 mesi il rame si è notevolmente apprezzato nei confronti dell'oro, questo certamente, ma se allargassimo l'orizzonte d'analisi a 5-10 anni, noteremmo come in realtà poi il movimento dell'oro anticipa generalmente poi quello degli altri metalli o anche delle altre materie prime. Quindi fondamentalmente è un asset che guarda alle variazioni di inflazione e deflazione, fondamentalmente, perché anche l'oro poi in realtà scende quando c'è deflazione, quando c'è un rischio di deflazione. Quindi in realtà il vero bene rifugio, secondo me, per come viene inteso, non è né l'oro né il Bitcoin, ma è semplicemente il dollaro. Cioè il dollaro è l'unico asset che in realtà si apprezza quando c'è una condizione, una percezione di risk off sui mercati. Quindi l'oro, secondo me, è assimilabile al Bitcoin, nel senso che sono due asset che seguono fondamentalmente la liquidità sui mercati, solo che poi ci sono delle mode che seguono gli operatori, che hanno premiato negli ultimi mesi maggiormente il Bitcoin rispetto all'oro. Io personalmente, se dovessi scegliere su quali asset puntare
per i prossimi 10 anni, io personalmente sceglierei l'oro, ma è una cosa mia personale sostanzialmente. Sulle criptovalute, il fatto che venga prevista un'offerta limitata, questo ovviamente ne aumenta l'appeal, e questo spiega, certo, il motivo per cui poi generalmente il trend si manterrà rialzista. Però ecco, parlare di bene rifugio secondo me è abbastanza, come dire, può essere un po' eccessivo. Il vero bene rifugio sono titoli di Stato americani e dollaro americano, sono gli unici asset che quando veramente poi il vento gira sono gli asset che poi performano e crescono. Sì, questo è assolutamente così, però poi ci tenevo a sottolineare che per quanto si possa fare un paragone tra l'oro e il Bitcoin, l'unica differenza è che non abbiamo mai visto un crollo dell'oro del 30% in una sola giornata, almeno non nell'ultimo decennio, invece con il Bitcoin succede anche abbastanza spesso. Ma non è vero, nel senso che se andiamo a vedere altre, l'oro comunque ha prodotto delle oscillazioni molto importanti, perché dal picco del 2011 ha prodotto degli storni poi che si sono sostanziati fino al 2015 molto, molto pesanti. L'argento addirittura da $50 era arrivato a 15, a $14, quindi il timing rimane sempre fondamentale quando si lavora comunque con questi asset, a meno che un investitore non decida di mettere nel caveau dei lingotti d'oro fisici, allora questo può avere un senso maggiormente di bene rifugio. Ma se comunque parliamo di esposizione attraverso dei prodotti derivati, attraverso future, attraverso swap o attraverso degli ETF, per non parlare degli ETF a leva, questo ovviamente di bene rifugio in realtà secondo me ha ben poco. Però ripeto, sono veramente due scuole di pensiero, quindi magari ha ragione lei. Intanto le chiedo un'ultimissima domanda. Abbiamo notato oggi che il prezzo del rame rimane sulla parità, però comunque è sopra quota 4,5. Le volevo chiedere che cosa ci indica questo notevole rialzo del prezzo del rame, quindi ci si può fidare come indicatore per un rimbalzo dell'economia, ovvero un imminente boom economico? Ma il boom in realtà negli Stati Uniti già è in atto. Quest'anno gli Stati Uniti cresceranno, secondo le stime dei maggiori istituti di ricerca, oltre il 7%, quindi parliamo della performance annuale migliore dal 1951, quindi dal dopoguerra. Quindi di boom economico negli Stati Uniti già se ne parla, ed è il motivo per cui poi in realtà il rame ha prodotto negli ultimi 14 mesi un rialzo del 120%. Quindi gli Stati Uniti in realtà hanno preso il testimone della Cina, che storicamente è il vero driver di consumo per quello che riguarda il rame. Però anche la Cina nel 2020 ha fatto il suo, perché ha assorbito sul mercato internazionale del rame oltre 4 milioni di tonnellate per finanziare il public spending, che sappiamo poi essersi tradotto in un aumento del PIL cinese del 2,3% a fine 2020, una delle pochissime eccezioni all'interno dei paesi maggiormente monitorati. Quindi abbiamo avuto nel 2020 un forte aumento dei consumi e ristoccaggio da parte della Cina, e poi nel 2021 sono partiti gli americani forti di stimoli fiscali per oltre 5.000 miliardi di dollari. Quindi le due maggiori economie in realtà già stanno procedendo a gonfie vele. L'auspicio è che anche l'Europa inizi in qualche maniera a produrre l'aggancio verso l'alto, però quello ovviamente dipenderà da come andrà la gestione della pandemia, e probabilmente io credo che dovremo comunque aspettare l'implementazione del Recovery Fund per avere una situazione di maggior entusiasmo. Però se lei parla con le imprese oggi, loro comunque stanno vivendo già una situazione di boom economico sul fronte degli ordinativi. Il problema è che non hanno sufficiente quantità di materia prima per soddisfare questi ordini, e quindi da qui nasce la loro grande frustrazione e addirittura il rischio
di mettere in cassa integrazione gli operai proprio per l'impossibilità o la grande difficoltà nel garantire la produzione prevista. Solo Fitch Rating 2 giorni fa ha evidenziato come il comparto auto quest'anno produrrà il 5% di auto in meno rispetto alle stime. Quindi, ma il settore dell'auto è, come dire, nella parte alta della catena alimentare, poi c'è tutto, diciamo così, a scendere, c'è tutto il mondo dei fornitori, dei subfornitori, dei piccoli produttori, che sta soffrendo anche forse di più. Io la ringrazio, Gian Claudio Torlizzi, Commodity Strategist e T-Commodity, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie a tutti.